guardare cosa c'è lì davanti. Mio Dio! L'ho presa sicuro, eh? Sarebbe interessante provare a capire che effetto verrebbe fuori dal portare in giro una bambola maledetta. Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Noi stasera mi viene già da ridere perché siamo in tre. Voi direte, certo, dov'è Pimot? No, magari ci fosse Pimot in questo momento. No, non c'è Pimot, siamo in macchina, stiamo per partire per un esperimento un po' pazzo. Viaggio verso l'ignoto. Che bello. Sì. Ragazzi, però, siete pronti? Rullo di tamburi, vi presentiamo il terzo componente del Pit di stasera. Che roba! Allora, il discorso è molto semplice. Stavamo ragionando. No, tu stavi ragionando. Sì, vabbè. Stavo ragionando e ho detto, sarebbe interessante provare a capire che effetto verrebbe fuori dal portare in giro, a gancio, Ah, sì. Una bambola maledetta. Esatto. Guardate, ne abbiamo giusto una. Una a caso, abbiamo solo dovuto scegliere però quale. Io ho preso la più stronza. Sì, esatto, e diciamo che cosa volevo dire? Vedimi. Beh, ma perché sei sfasato? Esatto, che tu volevi già fare questa cosa tanto tempo fa. No, è vero. Io volevo già farla da tanto tempo. Poi anche perché gliel'avete detto voi. Gliel'avevate detto voi, io me lo ricordo. Però niente. Fino ad ora ero riuscita a resistere a questa cosa, invece a sto giro. Però sapete bene che a noi piace sperimentare. Quindi ho detto, va bene, facciamoci guidare dalla sorte. Prendiamo lei, mettiamola in macchina. E partiamo. Mettiamogli le cinture. Sì, no, anche perché sennò suona. Le dà molto fastidio. Così abbiamo fatto e adesso niente. Siamo appena usciti di casa. Sì. E gireremo. Via, olè. Faremo... Si vola. Vediamo. Vediamo dove ci porta il destino. Sì. Ragazzi, non so, poi magari non succede niente, questo video manco lo vedrete. Però, se succede qualcosa, lo sto vedendo. Mi sento nel film Annabelle quando portavano la bambola in macchina. Ma tu pensa se qualcuno si ferma, ci ferma, ci vede. Prima sono passati i carabinieri. Ah, beh, infatti, pure, pensa se ci fermano, che cosa gli dici? Io godo come un pazzo, perché no. Per i cinefili che mi stanno seguendo... Ditemi in che trailer c'è questa scena di Ed e Lorraine Warren che si fermano con la macchina e dietro c'è Annabelle, seduta così. Scrivetemelo nei commenti che film è, che trailer di quale film è. Ma non l'ho appena detto io? Non hai specificato. Ah, ok. No, non hai specificato. Ah, boh. Va bene. Comunque, pensa a questi fuori che ci vedono con tutte queste luci accese, che cosa stanno pensando, diranno questi sotto. Ma qua sono le nostre zone, probabilmente diranno, Paolo e Tepic, cosa staranno facendo? I cretini, come sempre. Beh, tanto se qualcuno ci ferma e vede lei e ci conosce, fidati che cambia strada. Sì, può anche essere. Comunque tu vai piano. Beh sì, ma non sto facendo poi la 11 miglia. No. Non è che devo farla tutta gli 8 all'ora. No. Cioè io... Stasera giro, guardo. Basta che non mi ciucci la batteria perché sennò... Quanto è? 56%. Vabbè, comunque... Niente, che ti devo dire. Ovviamente io non mi sono ancora rivolto a lei. Ma meno male. Allora. Io... Tu? Non lo so. Come si chiama? Geltrude là dietro. Geltrude, tu prendila per il culo. Poi no, vedi. E perché è un nome brutto? Magari c'è un sacco di gente che si chiama così e ci sta guardando. No, lei non ha nome, non ce l'ha mai detto. O meglio, quando gliel'abbiamo chiesto ci ha preso per il culo e ci ha detto Chucky. Ah, è vero. Beh, Chucky là dietro. Io?
Io non so stasera se è partita così a gamba tesa. Io, no. No. Io l'apprezzo, però finirà sicuramente in merda tutto. Ma sicuro, perché mai vista così proprio. Allora, Chucky, allora... Sto sdrammatizzando, raga, mi sto cagando addosso. È ovvio. Io non voglio solo che la gente mi veda. Ma la gente ti vede? No, non mi vede. Sono invisibile. Che figura di merda sempre che mi fai fare. Ogni tanto però tu puoi buttargli poi un occhio se c'è. Ah, infatti è quello che mi stavo chiedendo, non la vedo, quindi... Ma sì. Puoi girarti con la faccia proprio. Cioè addirittura con giochi di specchi a cercare di capire. Cioè puoi fare così e guardare. E che io non voglio farlo troppe volte. No, 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 tu guarda la strada, io gestisco la strada. Comunque da pazzi. Che cosa? Cioè, girare in macchina è una bambola maledetta. Cioè la prima cosa che uno penserebbe è, guarda, adesso fanno un incidente. Sei tu che hai voluto fare questa cosa? So. Tra l'altro dove vai? Ma che ne so. Dove sei diretto? Così, giro. Ma... Hai la black dietro? Hai qualcosa? Sì. Ok. Se hai qualcosa... Tutto, l'M1, tutto. No, perché potremmo chiederlo a lei. Dove portarci? Dove andare? Accendi il REM allora. E il mio cellulare è lì. No, il mio cellulare è qua. Ecco. Dammelo a me, io lo faccio. È lì, è qua. Rallentare. In basso a destra. Uscita autocarri. Sì, ma sembra già che leggi il REM. No. Allora, remmizziamo. Partito, raga, partito. Non hai le parole, vero? Sono per un infarto. No. La chiamerò Chucky, ma solo perché mi ha detto l'altra volta, pur prendendomi per il culo, di chiamarsi così. Poi magari... Se ci dice il suo vero nome, la chiamerò col suo vero nome. Tanto mi sta ascoltando. Mondo. Mondo. Anche perché... Sta scoprendo il mondo, probabilmente. Dimmi. Ah, sì. Dove vuoi che ti portiamo? Ecco, questa è una cosa molto interessante. Se vuoi che ti porto in un posto, me lo dici. Verde. Ok, vuole andare in un posto dove c'è del verde, quindi non qua dove sei. Perché? Perché qua non c'è del verde, dovresti prendere una strada che va in mezzo ai campi, per esempio, quindi nel verde. Cioè, io la sacrificherei, così non ci fa, non si arrabbia. Sì, allora possiamo prenderla... Esistere. Esistere, quindi esiste. Esistere. Sì, lo sappiamo. Ah no, magari dice che esiste la strada. Chiedere. Ok, dimmi, dove vuoi andare? Dove dobbiamo girare? Io comincio. Dici la strada tu, lo sto chiedendo a te. Cadere. Cadere cosa? Cadere? Paolo? Oh. Hai poi preso una strada furba? Ho preso... Da qualche parte? No, no, ho preso... Ok, una strada. Una strada in nel mezzo... Verde. Aspettare. Ai campi. Ha detto aspettare. Devo aspettare pure. Ha detto aspettare. Mi rallenta. Facciamo quello che ci dice. Vediamo cosa succede. Pregare. Perché lei è poi cattiva. Pregare? Perché dovremmo aspettare e pregare? Comunque noi abbiamo preso una strada adesso. Come vedi sei in mezzo al verde. In mezzo al verde. Quindi normale. Sì, è una strada normale. Cioè, cosa volevi? Una strada particolare? Non ce n'è. Soprattutto quelle che vanno in mezzo al verde. Paura. E ti fa paura questa strada? Che è la prima volta che esce da casa nostra. Perché mi fa paura questa strada? Che strada hai preso? Non lo so neanche io. Ho guardato le navi e mi sono buttato in mezzo alla prima strada coi campi. Amo? Oh. Puoi guardare cosa c'è lì davanti? Cosa c'è? Una chiesa.
Porca miseria. Gridare. Oi, 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 oi. Ok. Ecco perché ho paura. Continua su questa strada. Hai preso capito. Una bella strada. Hai capito. Ti fa paura la chiesa? Perché magari questa strada porta a una chiesa? Attesa. Continua a dire aspettare. Attendere, vedi? Attesa. E c'è la chiesa lì. Ti fa paura questa strada perché c'è la chiesa? Ecco, siamo davanti alla chiesa adesso. Proprio in questo momento. Prima ha detto pregare. Prima ha detto pregare. Vado, ci passo proprio davanti, ne vedo che c'è la strada. Devi impedire. No, ecco. Impedire perché cosa fa allora? Guarda, davanti ce l'abbiamo. Sto suonando le campane. Raga, sentite. Cosa? Che cosa? Oi oi. Preciso. Preciso. La smetti? Non ti piace qui? Ti dà fastidio questa chiesa? Secondo. Cosa dobbiamo aspettare? Non lo so. Io continuo a rivivere le scene dei film, ne ho visti troppi, però è andata veramente così, eh. Che cosa? Con Annabelle. Cioè? E il parroco che la prende disperato, va in macchina, gli si accende la radio, arriva davanti a una chiesa. Ma è vero? E lo fa fuori. Poco prima che riuscisse ad entrare nella porta. Strumento. Ho capito, però in teoria qua siamo in un posto, cioè dovrebbe essere tranquillo per noi, non per lei. Sì. Dentro. Tu l'hai controllata, hai sempre avuto la testa storta. No, non l'ho controllata. Ma magari si è spostata per via della macchina. Sì, sì. Attività. Beh, continuiamo. Vediamo un po' che effetto gli fa se mi allontano. Di ansia. Beh, non mi dici più niente? Stai poi solo pronta, se per caso vedi qualcosa, ad attivare la videocamera. Non già. Puoi farlo, anche mantenendo il REM. Bene. Poi adesso che ci allontaniamo dalla chiesa. Ottenere. Ottenere. Silenzio. Perché? Dobbiamo fare silenzio? Va bene, facciamo silenzio. Una risata. Ha riso, topo, ha riso.
Paradiso. Mio Dio! L'ho presa sicura? L'ho presa sicura, io l'ho sentita nitida. Perché ridi? Chiediti, perché ridi? Perché ridi? Perché stai ridendo? Perché ci siamo allontanati dalla chiesa?